La nostra preoccupazione è questa, praticamente quest'opera è partita negli anni 90, è stata costruita fino al 2006, poi è stata abbandonata. È stata abbandonata, c'è stato lo scempio di tutta la nostra vallata, il torrente Sant'Antonio, che è il torrente che è su questa valle, era stato inquinato completamente per 15 anni e quindi per un'opera che non è servita assolutamente a niente. È chiaro, la regione Marche aveva fatto la scelta di andare sulla Quadrilatero, però una delle motivazioni per cui questa è stata abbandonata è che in realtà è una galleria che non è collegata a niente, né lato Umbria né lato Marche, e quindi era anche difficile in qualche modo portarla avanti. Adesso, a distanza di 35 anni, ci troviamo nella stessa situazione, cioè si rimettono i soldi su questa galleria che comunque rimane scollegata completamente sia dal lato Umbro che dal lato Marchigiano, perché anche dal lato Marchigiano abbiamo già la 73 bis che è assolutamente piena di traffico e non può più sopportare ulteriori incrementi di traffico, e quindi la galleria rimane fine a se stessa. Noi avremmo preferito, la logica avrebbe detto, che questi soldi dovevano essere buttati su un lotto verso Canavaccio, cioè risalire dal basso in maniera tale che una volta che viene realizzato un lotto, 3, 4, 5 chilometri quelli che sono, i cittadini dell'Alta Valle lo possono utilizzare per andare verso i servizi, perché noi non è che dobbiamo andare a San Giustino, noi dobbiamo andare verso Pesaro, dove c'è la provincia, c'è l'ospedale, ci sono le scuole eccetera, quindi per noi era un servizio, questo qua non rappresenta niente per noi.